Unicredit, una banca denominata italiana, non c'è dubbio che sia così, la sua storia, la fusione tra il credito italiano, il vecchio credito italiano e una serie di casse di risparmio, oppure volgarmente dette banche locali, però rimane pur sempre una banca che ha dimensione internazionale, Unicredit, e il cui primo azionista è un fondo di investimento statunitense. Unicredit ha acquistato sul mercato il 9% di Commerzbank, quindi di una banca, la seconda banca tedesca. Del resto anche Unicredit è la seconda banca italiana, la prima è Intesa San Paolo. Questo ha creato un po' di movimenti, ma a noi ci interessa cercare di capire qual è l'interesse pubblico. Che le banche comprino i loro capitali sono cose normali. Pensate, se passate davanti a una filiale della BNL, la vecchia Banca Nazionale del Lavoro, oggi trovate scritto BNL BNP Paribas, perché c'è stata una fusione con una banca francese. Sono cose normali. Così come sono normali, anche se di diversa natura rispetto agli accordi, le scalate, cioè io mica ti avverto, mica ti dico quello che ho intenzione di fare, ma vado in borsa e compro le tue azioni. Ero già azionista, salgo nel pacchetto azionario, è totalmente lecito. E sarebbe bene avere non solo imprese di livello e di dimensione continentale, europea, ma avere anche banche di dimensione Unione Europea, sarebbe nell'interesse di tutti. Qual è il ruolo dello Stato? Quale deve essere il ruolo dello Stato? In Commerzbank, per esempio, lo Stato tedesco è il primo azionista con il 12% delle azioni. Lo hanno fatto tutti in Europa, e non solo in Europa, e l'abbiamo fatto anche noi italiani. Pensate, per esempio, a Monte Paschi di Siena. Quando il capitale pubblico, cioè i soldi dei cittadini, interviene a comprare una banca perché sta in condizioni di emergenza, potrebbe chiudere, è praticamente fallito Monte Paschi di Siena. Beh, il risparmio, il contribuente rischia i suoi soldi, potrebbero anche essere persi tutti, e non è una buona cosa. Lo Stato dovrebbe occuparsi di altro, dovrebbe occuparsi, uno, che ci sia concorrenza reale nel mercato europeo, non solo quello nazionale. Perché? Perché banche molto forti possono anche finire, se sono troppo forti, finire col decidere chi fa impresa e chi no, quale impresa va avanti e quale no, perché a seconda di come erogano il credito. Ma se c'è la concorrenza vera e io sto cercando di tenere in piedi un amico bollito, l'altro presterà i soldi al concorrente dinamico, loro faranno i soldi, io e il bollito li perderemo. La concorrenza fa pulizia. Fa pulizia sia degli intrallazzi che degli errori, che sono pur sempre cose umane. Secondo, mestiere che deve fare lo Stato è la trasparenza, cioè che queste cose avvengano in una logica di mercato, cioè senza scambiarsele tutti devono essere sullo stesso piano. Naturalmente non tutti abbiamo gli stessi soldi, non tutti gli stessi interessi, non tutti facciamo scalate bancarie, questo è ovvio, ma chiunque volesse mettersi in quelle condizioni deve poterlo fare. Terzo, che i soldi dei depositanti, dei cittadini, siano garantiti. Non quelli del cittadino, anche del piccolo risparmiatore che compra azioni della banca, deve sapere che sta correndo un rischio. Spera, se aveva comprato azioni Commerzbank, adesso guadagna perché le azioni crescono, perché c'è un interesse di altri. Bene, buon per lui. Ma se le perde, è sempre un problema suo però, non è un problema degli altri, non è che gli altri risparmiatori devono dire: poveraccio, ho perso i soldi nelle azioni, glieli devo ridare. No, ma i soldi che ha messo in banca, sì, quello è importante. E ci sono dei meccanismi di salvaguardia che sono sia nazionali, per esempio in Italia, come in tutti gli altri paesi europei, c'è il fondo interbancario, cioè un fondo finanziato dalle banche che nel caso in cui qualcuno abbia dei problemi a dare i soldi ai correntisti, interviene il fondo interbancario. Perché il sistema bancario deve essere affidabile nel suo insieme. E poi esistono anche delle reti di protezioni, si chiamano del backstop, cioè comunque cercare di fermare un'eventuale crisi in una linea arretrata, e quelli sono per esempio il meccanismo europeo di stabilità. Quando un giorno qualcuno cercherà di farmi capire perché l'Italia non firma,
perché è un mistero grosso, ma se capitasse qualcosa qualcuno potrebbe dire voi avete fermato l'assicurazione. Speriamo che non succeda niente. Quindi, in bocca al lupo sia a chi scala sia a chi resiste alle scalate, e come si dice alle Olimpiadi, vinca il migliore, ma l'interesse pubblico è che tutto questo avvenga nella concorrenza, nella trasparenza e nella protezione dei soldi dei cittadini.